Gentili telespettatori, buonasera. Trasmettiamo dagli studi dei Grappolini in Arcidosso il notiziario della CNN Capercia, notizie dall'abbandonato alle Piane del Maturo. Conduce in studio Gigi Della Bucona. A voi tutti una buona visione e statemi bene, sapete? Una pera, il lunedì a sera, dopo il telegiornale, mi sbuccica una pera e mi rompi canale. Perché nessuno percia, nessuno è catizzato, la sienne di Capercia, la sienne di Capercia. Amici della CNN Capercia, buonasera e ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale con le notizie dall'abbandonato alle Piane del Maturo. Ci eravamo lasciati con la preoccupazione che Lorella era sparita e noi ci siamo preoccupati di questa cosa perché noi dovete capire che siamo una famiglia, siamo tutti una famiglia, poi con Lorella specialmente siamo proprio attaccati, una cosa come fratelli, poi si sono sempre a parte voluti bene, però anche scambiati piaceri quando aveva bisogno lei, io sempre pronto lì e quando ho avuto bisogno io lei, quindi pensate che questa cosa ci aveva sconvolto. Poi ci hanno mandato effettivamente il filmato, Annalisa me l'ha mandato e insomma Lorella è stata male male, ma insomma a quello che pare è andato tutto bene e quindi ora speriamo di goderci questa bella notizia, perché questa zia di Lorella, che tra l'altro è come se fosse anche la mia di zia, no? Perché siamo un tutt'uno noi, capito? Proprio una famiglia. E quindi niente, vi mando il filmato che mi ha mandato Annalisa e vedemoci Annalisa di Egisto, ma soprattutto Lorella di Renzo. Oddio. Via! Oddio! Via, 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 via! Ripigliati, su! Ma ha su, su. sentito! Ma ho sentito! Sì, ho sentito! ho avuto un mancamento! E ci credo, anche io ho avuto un mancamento! Dunque! Via, legge, legge, sentiamo Ce che la c'è da posso dire! fare? Sì! La mia zia Hanna, zia d'America! Se Su! ci hanno detto che faceva l'acqua, che sta qua cotta anche sto ristorante! Sentiamo un po' che Il dice, via! ristorante faceva solo esclusivamente l'acqua cotta. Un piatto povero per gli italiani, ma sconosciuto agli americani, che ci andavano matti, e il nostro ristorante era sempre Ci pieno. credo, non lo sapevo, sapete qual è la roba buona. Via, via. L'acqua cotta, è certo. buona l'acqua Da, cotta, sì. via. Dio buono era fosse. Dunque, vabbè, anch'io la fosse sempre l'acqua cotta, Sì, zia ha Rosa. preso della tozia, lo vedi? Sì, proprio parentela stretta. Via, c'è niente da fare. Ma Sì. morto Luigi, Sì. e poro caro Luigi, Sì. pora anima che ha fatto la scanca, ho ceduto l'attività ricavandone un bel gruzzoletto che ho aggiunto a quello messo da parte in una ditta di lavoro. Ma Che ti sentite, fruchi sì. te? No, perché avevo le mani ghiacce e me le sfocavo. Dunque, lavoro. Ho una bella villa con piscina a Hollywood. Mica la marruchina, sa? No. Ho un cottage in montagna e un open space in Florida. Gioielli e denaro custoditi ben bene in più banche. Oh Madonnina, mi sei sentita la male? Lo vedete? Sì, lo vedete? A volte le notizie belle possano far male. Mi raccomando, Annalisa, tienmela di conto la Milorellina. Mi raccomando. Madonna, speriamo si sia sentita male. Comunque, appena hai notizie. Ah, no, no, no. Aspetta, che c'è il proseguo. C'è il proseguo. Comunque, Lorella, t'ho avuto nel cuore, t'ho nel cuore. Non ti scordare di noi, per l'amor di Dio, eh. La linea ritorna a Lorella di Renzo e Annalisa di Egitto, insomma. Oddio, Oh, via, io ripigliati. Insomma, vado.
avete sentito, sì, che sta zia d'America, le fortune, come ho detto, tutte a che latte. Ovviamente ci penserò io, ora c'ho da bisogna sbrigarsi, perché io ho da fare una telefonata. Sì, 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 da prenotare per quest'estate. Sentivo. Alle Maldive, sì. Che dici? Sì, sì, ma tanto ora finiamo di leggere, no? E ora va bene. Non fa conti avanti l'oste. Va bene. Sì, vengo. Ci porto. Vengo, sì. Fa un viaggettino e poi tutto il resto. Ora vorrei un consiglio da te, mia nipote cara, e dalla tua collega. Il consiglio lo vuoi da tutte e due, dunque, sicché come si vuole di da un insieme si fa d'insieme. Certo. T'ho detto, ti porto alle Maldive. Sì, via. Bene. Sentiamo. Oh, dalla tua collega. Tutti questi averi vorrei tramutarli in denaro. E questo denaro vorrei che tornasse in Italia. Ma certo! Ma siamo qui per questo, ma no? Ma certo, zia Rosa, certo. Ok. Va bene. Una nipote simpatica, no? Mi sdanno più volentieri. Dunque, la domanda è questa. Da voi... Io mi sento male. Via, muoviti, sentiamo qua nel dunque, dagli che sto IBAN e che faccia questo bonifico. Il Liban. Liban, dello shift, dello soft, per bonifico estero, no? E vale manda soldi in Italia. Sì, lo so io, ora dall'emozione. Lo Swift. Per pulire. No, ce n'è uno della banca per bonifici esteri, via. No, ce l'avevo, ce l'hai uno dietro. Io vuole trasferire questi soldi, ma se non avevamo lì... Ci vuole l'IBA più lo switch, lo swatch, io mi fo la cameriera, sì. E Swift, sì. Mi prendo una donna e dice, insomma, la domanda è da qui. Esiste una onlus o un istituto di suore dove io potrei mangiare? Ma che se vuole il consiglio? Ma da chi? Tre puntate che leggiamo questa capolettera. La sua nipote vuole riportare soldi e poi la vuole lasciare la onlus. E va consiglio da noi. Ma no, davvero fatelo dalla onlus. Io, cara zia d'America, il consiglio non te lo do. Ma ne manco io. Vattela a cercare, ce l'avrai un... Ma io te l'avevo detto che l'avevamo finiti e che non si poteva ricontinuare. Ce l'avrai un come si chiamano? Un elenco telefonico dell'Italia. E chiama da te. Onlus, sai, ne trovi le cose. Io vado a comprare Swift perché... sarà meglio, tanto non fa più comoda. Bene, amici. E con questa... consiglio venuto consiglio proprio dal cuore, vi diamo appuntamento e ci si vede il prossimo lunedì. Ciao a tutti, meno che alla zia d'America. Ma non mi ha davvero scritto un becilli qui. Ma guardate, via. No, io mi sono sentita male tre volte. E poi che stavo a sapere l'onlus. Ma se la vado a cercare da sola. Via. Ma mi pareva a me, io ce l'ho mica la zia d'America. Ma capirai. Hai visto te? La gallina good. Li crepo il guzzo. È andata così. Vabbè, passiamo oltre. Eccoci, sono Fabio Morganti e questo è Mondo Capercio, il podcast della CNN Capercia, le notizie dall'abbandonato alle piane del Maturo, in onda tutti i lunedì su Facebook. Seguiteci. Vi condurremo lungo le strade della storia e delle abitudini di Arcidosso, piccolo paesino alle pendici del Montameno. Seguiteci, non vi perderete.
Mondo Capercio lo trovate su tutte le maggiori piattaforme podcast presenti in rete: Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Spotify. È ora la volta del nostro Pisti da Roma, che è andato niente po' di meno che alla Maratona di Roma, a Corri. Tiziano Rolando detto i Pisti. Oggi domenica 19 marzo, festa dei papà, o meglio detti babbi di tutta la superficie terracquea, emisfero boreale ed emisfero australe. Pure sulla Luna oggi si svolge la Maratona di Roma e io vi mando alcune immagini, senza troppi commenti, di quello a cui ho assistito per pochi minuti. Colgo l'occasione anche per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima trasmissione. Ciao a tutti da Tiziano Rolando, detto il Pisti. Bella giornata, ma insomma di sta torso nudo, un po' nuvolo. Qualcuno si è levato anche la maglietta, la verrà a riprendere dopo. Buongiorno. Good morning. You. Grandi, bravi, bene, bene, grande. Sullo sfondo Ponte di Ferro, detto anche Ponte del Somaro. Alle spalle dei corridori che arrivano qua, il gasometro. È caldino, ma non tanto, siamo un po' leggerini qua. Ancora arrivi. E anche un piccolo tifoso. Piccolo tifoso. Bene, bravi, brave. Via, via, un sorriso. Bravi! Bambino, fai il tifo, saluta! Un bel gruppetto, tante, tante donne, tante, tante donne, ciao! E poi mi sono dimenticato di farvi vedere questo murales proprio qui, al 10° chilometro, Piazza della Radio. Un murales che ricorda la maratona, c'è delle scarpe allacciate, da allacciare. È stato fatto dallo studio creativo specializzato in arte e rigenerazione urbana, che si chiama Urban Utopia. È stato realizzato in un muro 5x4 che sta in via Giovanni Volpato 20. È un muro che praticamente cinge l'asilo nido Fantasia, dove a suo tempo è stato anche per un periodo il vostro amico Daniele, detto Uewe. Capito? Quante cose vi fa vedere, ma è una sbudellata. Ma non riscuoto mai niente. E mi voglio rovinare, vi mando anche la foto della vincitrice
nel campo femminile con il numero 17, la keniana Chepkwony, in 2 ore 23 minuti e 2 secondi, che sarebbe arrivata al traguardo 23esima assoluta. E per completezza di risultati, il primo assoluto è risultato Allam, con il numero 9 in 2 ore 7 minuti e 43 secondi. Ma Rolando, ti ho mandato a Roma a vedere la corsa, c'era una capercia e non mi ha dato notizia. Comunque lo dico io, a correre a Roma c'era anche la nostra Tiziana Galella, che ha corso, però non si sa che ha fatto, perché Rolando niente, non l'ha vista. Sarà per la prossima. Grande Tiziana e grande Pisti. E ora è la volta del nostro professor Geppetto, a cui do subito la linea. Cari amici della CNN Capercia, la più cordiale buonasera a tutti dal vostro professor Geppetto. L'altro giorno, vedendo una intervista al nostro direttore, molto carina, molto simpatica, mi è venuto in mente dire: guarda che ganzo che è stato Gigi in questa intervista. E ho pensato quindi che la parola di cui possiamo occuparci stasera è proprio questa, ganzo. Ganzo non è una parola solo amiatina, è diffusa in tutta Italia, per quanto venga definita dai diversi dizionari come un'espressione ormai antiquata, ormai completamente desueta. In lingua italiana il ganzo o la ganza sono gli amanti, ma definiti in questo modo in senso piuttosto derisorio, piuttosto spregiativo. Avere un ganzo o una ganza, infatti, descrive una relazione dalle caratteristiche torbide. Il ganzo o la ganza non sono fidanzati, sono gli amanti, sì, ma in senso negativo. L'esempio più tipico che mi viene in mente è: si è fatto la ganza e per questo motivo trascura la famiglia. La caratteristica negativa insita in questa parola deriva proprio dalla sua etimologia. Ganza e il suo maschile ganzo sono sostantivi che derivano infatti dalla parola medio latina gangia, cioè, per dirla con le parole sempre molto auliche del dizionario della Crusca, donna disposta per picciol pregio a concedere altrui le proprie grazie. Quindi, insomma, una donna che si vende. E del resto gangia è filiazione di un'altra parola, anch'essa medio latina, ganea, cioè taverna. La taverna che era considerata in età medievale il luogo di perdizione per eccellenza, non a caso, con il suo gusto per la dissacrazione letteraria, l'Angiolieri esordisce in un suo sonetto con i versi: tre cose solamente mi so in grado, le quali posso non ben ben fornire, cioè la donna, la taverna e il dado. Alcuni studiosi propendono invece per un'origine molto più esotica di questa parola. In questo caso ganza proverrebbe addirittura dalla parola persiana garganga, cioè donna lasciva. Però ecco, c'è da dire che l'uso di questa parola nel dialetto amiatino e un po' in tutta l'area toscana è ben diversa. Passa da un'accezione completamente negativa ad una accezione positiva. Probabilmente per l'idea che avere un ganzo, una ganza, sia qualcosa di divertente o comunque apprezzabile, ganzo, usato come aggettivo, assume una connotazione del tutto positiva. È ganzo un oggetto, è ganza una persona o una situazione bella e apprezzabile. Ganza la moto che c'hai, oppure che ganzo che sei.
Ganzo, insomma, va a indicare come aggettivo una persona scaltra, brava, spigliata. Una ganzata è una situazione divertente e accattivante. E quindi, per concludere, spero che, vedendo questa trasmissione della CNN Capercia, a molti di voi venga da esclamare «Ganza questa puntata della CNN Capercia!». Ciao! Lunedì 20 marzo 2023, Santa Alessandra e Santa Claudia martiri. Stanotte arriva la primavera, durante l'equinozio primaverile. Sarebbe a dire che il giorno dura quante la notte, anche se di giorno è più giorno che di notte, ma di notte è più buio che di giorno. Se di notte accendi i fari si fa giorno, se l'accendi di giorno non si fa notte, ma rimane giorno. E perché? L'avete mangiate le frittelle di San Giuseppe? Nel 1800 Alessandro Volta presenta la pila, nel 1916 Einstein pubblica la teoria generale della relatività. Nel 1975 nasce Isolde Kostner. Nel 1727 muore Isaac Newton. Nel 2017 muore David Rockefeller. Ah, l'anno persiano comincia oggi, con l'equinozio di primavera. Ora chiudo le finestre, se no mi piove in casa. Questa puntata finisce qui. Ci rivedremo lunedì. E speriamo che qualche parente d'America, Bono, capiti anche a noi. Ciao, ragazzi!